Buonasera, in collegamento da Siracusa, oggi vi parliamo dal Plemmirio. Siamo nel pieno, nel cuore dell'area marina protetta, ma a giudicare dalla discarica che c'è alle mie spalle, qui la natura tanto protetta non sembrerebbe. Ne parliamo con il Comitato Plemmirio Blu, che da tempo sta facendo grandi battaglie contro le discariche, ma soprattutto per una maggiore vivibilità non turistica, residenziale di questa zona. Il presidente del comitato è Marcello Loiacono. Tante battaglie quindi, tante volte in prima linea, in trincea, e il risultato è sempre lo stesso, le discariche crescono. No, non solo crescono, si moltiplicano e non solo si vengono concentrate tutti i problemi che hanno i residenti di queste zone periferiche della città. Parliamo di randagismo, parliamo di discariche, parliamo di amianto, parliamo di alberi non tagliati, di erba non tagliata, banchine non esistenti, tubazione dell'acqua in superficie, non sono interrati, in mezzo alla spazzatura, eccetera. Ora non è possibile pensare che oggi tutto il mondo editoriale, della stampa, della televisione, eccetera, parla delle riunioni che fanno il PD per poter stringere accordi particolari, eccetera, e nessuno pensa a risolvere i problemi minimi dei cittadini. I problemi minimi dei cittadini sono quelli della vivibilità in un paese che si vorrebbe considerare civile. Eppure nell'immaginario collettivo, voi che vivete nel cuore dell'area marina protetta, siete considerati dei privilegiati? Sì, noi principalmente siamo considerati dei rompiglioni, nel senso che non riusciamo a far capire alle persone che sono titolate a questo, cioè i dipendenti comunali in primis, i dirigenti in prima fila e i politici che dovrebbero attivarsi per poter dare un certo senso di vivibilità a tutti quanti i cittadini. Purtroppo noi non riusciamo a smuoverli da quelli che sono le loro abitudini. Le loro abitudini sono rivolte verso la città, verso Ortigia, eccetera. Non è pensabile. Noi comprendiamo l'importanza di Ortigia per Siracusa, comprendiamo le periferie che sono immediatamente vicine alla città, ma questi territori che sono tuttora popolati non solo d'inverno ma soprattutto d'estate con l'affluenza di turisti e di villeggianti, eccetera, noi presentiamo un territorio che è al limite del quarto mondo, in piena area protetta del Plemmirio e in piena riserva, perché non dimentichiamo, noi qui abbiamo la riserva, anche se non è operativa, ha quantomeno il senso di un territorio che è vocato a questo. Tra l'altro questa discarica ha una storia molto particolare. Voi avete ottenuto, dopo tante battaglie, la recinzione di una vecchia discarica. L'area bonificata viene recintata e poi, laddove resta lo spazio libero, immediatamente se ne insiede una nuova. Ma avete chiesto anche l'allungamento della recinzione e non l'hanno fatto. Sì, non solo l'allungamento, ci hanno chiesto anche di darci da fare per trovare dei preventivi, per vedere un po' il costo, che era di 1.500 euro, ma il comune si è limitato solo a mettere un cartello dove dice che è severamente vietato. Poi questo severamento ce lo spiega come fa il comune ad essere così severo verso chi deposita, eccetera, perché qui non esistono telecamere, non esistono vigili, abbiamo anzi presenze di forze dell'ordine, di giudici, di ufficiali dello Stato che passano tutti i giorni qua perché abitano qua e anche loro si girano dall'altra parte. Questo non è più pensabile in una comunità che vuole stare, diciamo, al passo con i tempi. Al passo con i tempi si sta cercando di impiegare pochissime risorse, come potrebbe essere l'impiego di una telecamera. Lei pensi per un istante che due telecamere al Plemmirio darebbero il controllo dell'entrata e dell'uscita di tutti i mezzi che vengono qui a scaricare, perché entrerebbero piene e uscirebbero fuori. E due telecamere hanno un costo irrisorio e invece noi paghiamo con insistenza, perché ogni settimana qui viene pale e camion dell'IGM, tanto al costo di 1.200 euro a botta, e non riusciamo a mettere due telecamere, che al supermercato ne danno tre pagando due a 100 euro l'uno. Ecco, e per concludere, c'è anche una tubazione dell'acquedotto, quindi dell'acquedotto Siam, che passa attraverso la discarica e non è interrato. Gravissimo pericolo per la salute pubblica. Sì, è un gravissimo pericolo, ma è gravissimo il fatto che le persone che sono state interessate, per esempio la Siam è venuta a fare il sopralluogo, dice che non è competenza sua, è intervenuto
del comune, che è il quale dice che è competenza sua, ma nessuno, o competente o non competente, risolve il problema. La verità è che abbiamo una serie di inadempienze grosse, questa è una tanto per citare, ma nessuno interviene. Abbiamo non solo la tubazione dell'acqua potabile che rifornisce la parte alta del Permirio, ma è vicino a alla fognatura, dove i tombini posti ogni 25 metri sono quasi tutti scoperti. Noi li abbiamo segnalati. Si rubano le coperture per la ghisa. Si rubano le coperture per la ghisa e il comune si ostina così in modo puerile a mettere quattro tondini di ferro che l'indomani se li fottono lo stesso, va bene, un poco di corda rossa e il comune è tranquillo. Non è così, perché il tombino ha una pericolosità potenziale, perché la cameretta è un metro e mezzo alta e tutti fanno finta di non vederla, ma si vede ed è ben visibile. Avete visto quante contraddizioni, quanti problemi, tutti da risolvere, ma la cosa più grave è che si pongono già da diverso tempo e che dopo tante segnalazioni continuano ad essere una problematica aperta, una problematica sulla quale la mobilitazione comunque è a 360 gradi. Oggi un altro intervento del comitato che annuncia comunque azioni ben più eclatanti. Da Siracusa è tutto, a voi studio.